possiamo dire che questa è la sua prima mostra e quindi in un certo senso anche come museo ci stiamo comportando un po' da talent scouting nei confronti degli artisti del territorio. E abbiamo scelto i suoi lavori perché sono particolarmente interessanti sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista anche della tecnica esecutiva. Per la prima di Mattia Malis i musei hanno scelto la Torre delle Grazie, una sede che accentua i tratti astratti della pittura e della scultura del 26enne bassanese e che ne evidenzia l'inclinazione al figurativo. E ci propone pitture e sculture. La mostra inaugura sabato e rimarrà aperta per 2 mesi. Abbiamo voluto dedicare a Mattia Malis questo spazio proprio perché avesse la possibilità di mettersi in confronto con l'ambiente, proprio per studiarlo e vedere come i suoi lavori potessero dialogare con questa architettura che è stata restaurata ed è molto delicata, per cui anche l'intervento di allestimento deve essere molto ponderato. Sabato si aprono i battenti. Penso che comunque ogni forma d'arte abbia il dovere di essere anche testimone e questa nostra epoca, per paradosso, pur essendo una delle epoche più grasse e opulente che siamo, anzi forse la più grassa e opulenta, è proprio un'epoca di magrezza interiore, in cui la gente è proprio magra dentro, consumata, affamata. E quindi penso che siano le forme che rendono meglio. Un contrasto, quello tra l'arte di Malis e l'architettura della Torre delle Grazie, capace di fondersi e diventare parte integrante del percorso in cui viene guidato il visitatore.